un tipo técnico che è esperienza. Certo che le norme tecniche di attuazione sono le nostre, non sono quelle nipponiche. Passiamo a Libertino. No, non ci siamo capiti. Mi dispiace, non ci siamo capiti. Insieme al tuo progettista scegli i materiali. Scegli i materiali e l'equipamento secondo delle normative che sono quelle italiane. L'importante è che rispecchia la normativa italiana. Sì, i limiti di... Cade il suo edificio, quindi il tecnico la prima cosa che deve fare è redigere. Adesso io mi esprimo, però mi ha sfidato su un tema tecnico, io le devo rispondere con delle argomentazioni tecniche. Il livello operativo è le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, corrispondono ad €1 a metro quadro. Che è il contributo che le viene dato massimo. No, quindi sono solo due atteggiati per fare le cose. Il suo tecnico deve valutare il grado di danno che ha a casa sua, il contributo che ha, che acquisisce, e scegliere eventualmente una tecnica costruttiva che sta nel contributo o se non sta nel contributo il resto è rosso. Il meccanismo è questo, però in caso è quella di Muzzi sta. Però in caso specifico finiamo prima Libertino. Sì, sì, dai. Finiamo prima Libertino, poi ci fermiamo per chi ha delle situazioni. Allora, Libertino è sotto accumuli. Questa era la situazione di stato di fatto della perimetrazione. Quindi vedete che anche Libertino era stato perimetrato poco, un pochino. Che cosa sono le macchie azzurre? Le macchie azzurre sono i rischi idraulici legati al tronto che è appena lì, ok? Un R3 in particolare, i rischi di allagamento, che non invadevano fino lì, fino, però avevano delle case, quelle da sole, di là dalla strada, ma non può essere rischio idraulico, che sono potenzialmente impattati da un rischio idraulico. Qui parliamo di un'altra tipologia di rischio, ok? Quindi il Libertino Nord, diciamo così, è impattato da un rischio delle frane, quello che dicevamo sopra. Dove vedete G1 e G2 è proprio quella frana che ha collassato, che è venuta in strada vicino alla chiesetta, vicino a quello che è un pedestrino, che ha rigolato la strada. Viceversa, però, ci sono delle altre situazioni. Il Libertino è piuttosto problematico. Quindi, però la problematica che c'è a monte non è la stessa che c'è di qua, ok? Perché c'è una strada in mezzo e le problematiche di queste casine da sole sono invece di tipo meno impegnative dal punto di vista di che cosa fare, perché come vedete quelle macchie azzurre sono lì, ma sono anche, adesso non si vede la mappa tutte, ma riguardano anche Ponte del Campo, che parliamo dopo con gli abitanti di Ponte del Campo. Cioè un rischio idraulico è un rischio, per quanto R3 non è il massimo della scala perché c'è anche un R4, però è un rischio idraulico aggredibile, nel senso che ci sono delle tecniche di messa in sicurezza questa volta sul fiume che daranno la possibilità di abbassare questo rischio idraulico e di ricostruire le casine che sono dentro le macchie azzurre. Il problema invece ce l'abbiamo per quella parte di Libertino che è sotto le frane che stanno impattando la vita. La proposta di Libertino è di dividere in due, dove la parte sotto, che coincide con l'area azzurra, con le case impattate dall'area azzurra, noi proponiamo che venga temporaneamente sospesa come quell'area sud di accumuli, pensando di mettere con una discreta sicurezza, anzi con una certamente sicuri di riuscire ad arrivare a meta per azzerare il rischio idraulico di esondazione, di potenziale esondazione del terreno. Viceversa, la parte verso le frane, verso la frana di accumuli, noi proponiamo la demolizione.
perché per quanto si lavorerà diciamo, è tutto per a mantenere in sicurezza la scarpata, perché sopra dobbiamo ricostruire cumuli, è comunque una collocazione molto, come dire, impegnativa da ricostruire. Quindi? E quindi noi di sopra ti localizzano la stessa per rimanere là. Però secondo me chi c'è di libero? Cosa ne pensate? Lei è il signore della famiglia? Tengo che sia attento perché sia l'evento che ha raggiunto e perché qui con la proposta di delocalizzazione, cioè i libertinesi, tutti. Io sto la parte di quindi il secondo perimetro. Sì. No, lei dovrà semplicemente aspettare che ci siano messe, come saranno queste case di fronte del campo di quell'altro perimetro che vedete, la parte bassa di fronte del campo, che anche loro sono spartati dalla zona blu. Mercoledì ci sarà a Roma una riunione, mercoledì pomeriggio, dove abbiamo chiamato anche sia l'autorità di bacino che la regione aveva €1 milioni in tasca per mettere in sicurezza un pezzo di asta del tronto che era proprio in queste zone, no? Poi con il terremoto si è sospeso il tema, però voglio dire, tra i €2,5 milioni che ha l'ufficio ricostruzione e €1 milione che ha la regione, l'idea è di mettere in sicurezza il tronto per diminuire o azzerare il rischio idraulico. E di conseguenza chi è nelle zone blu non saranno più blu le zone che sono dei rischi 3 e DR3, e quindi vi chiediamo di aspettare a presentare le pratiche di ricostruzione in funzione del fatto che mettiamo in sicurezza il posto. Quindi quella non è una delocalizzazione, è un'attesa. Quindi i due perimetri hanno significati completamente diversi. Una è in attesa, l'altra, seppure viene fatta anche una messa in sicurezza del versante franoso, ma crediamo che sia meglio per tutti delocalizzare questa parte. Ritorna alla differenza dell'implicazione tra un perimetro e l'altro. Dopo il tema che si apre è: va bene dove mi sposti? Perché la domanda immagino sia questa, come faceva la signora. Oggi noi non siamo in grado di dare delle risposte certe, immaginate che ci mancano, come dire, un sacco di conoscenze e informazioni. Come diceva il sindaco, noi faremo per quelli che saranno sottoposti a delocalizzazioni, faremo una modulistica ad hoc, perché abbiamo bisogno di conoscere un sacco di cose in più che non sono della modulistica dell'aggregato, per intenderci. E quindi se ci fate avere nome, cognome, riferimenti di persone piuttosto che di tecnici a cui fare riferimento, perché a breve noi contatteremo attraverso l'anagrafica che vi abbiamo fatto girare le persone, perché avremo bisogno di capire quanto grande era la casa, con che atto, come ci sarà un lavoro a quattro mani tra il cittadino, a sei mani tra il cittadino, il tecnico a cui il cittadino farà riferimento e i tecnici comunali, perché bisognerà capire, come diceva il sindaco, con che volumetria e con che superficie noi abbiamo a che fare dal punto di vista della delocalizzazione, perché dobbiamo riconoscere pari superficie. Poi capiremo la tipologia, capiremo tante cose, ma il primo dato da assestare è chi è il proprietario, chi con che legittimazione edilizia urbanistica c'è quell'immobile lì. E quindi una serie di informazioni, vi faremo girare un modulo in modo tale che abbiamo cortezza, e quindi ci metteremo un pochino ad assestare questo dato, perché questi sono, Libertino è piccolino, ma ci saranno altre situazioni più importanti oggi pomeriggio. Quindi abbiamo bisogno, il comune, l'ufficio di costruzione ha bisogno di capire
quanti volumi e superficie dovranno essere delimitati. Scusi, oltre ai volumi si pensa di mantenere anche l'integrità del borgo inteso come... Sì, me lo richieda tanto. No, guardate, io una cosa che non amo è dare certezze che non ho, perché si chiamano illusioni e non va bene. Ci ridate l'elenco dei nominativi di